Eccoci qua! Ancora. Sì, non inizieremo con questo tono dimesso che già, diciamo, è su, Hai un po' ragione. d'allegria. Eccoci Eccoci qua! qua. Benvenuti all'undicesima puntata Aiuto, di servizio, clienti. Servizio. Ricordiamoci, servizio, non servizio, Che tu che ancora servizi, ormai è acclarato, servizio, la servizio, chi servizio, te? serviziatrice di Parma. Allora, risotta. No, ricordiamo che è servizio, non servizio, perché Ho ancora la capito. gente non ci trova. Tanto, o la gente l'ha capito, o sa, o se non l'ha capito è perché rincoglionite, inutile che lo continui a Vabbè, ribadire, io lo perché ribadisco, non mi arrendo tanto a mai. noi ci ascoltano persone intelligenti e persone come te, paffutelle. Allora, come Basta. stai, Sotta? Che Potrebbe andare meglio. cosa c'è? Che cosa c'è Problemi così? da donne. Hai problemi da donne? Ah, c'è il marchese, c'è il No, è marchese. bruttissimo dire il Il marchese. Poi perché il marchese. marchese? Perché. Boh. Dovremmo approfondire. Faremo una puntata Data sul sul marchese. marchese. Hai le mestruazioni. Al ciclo. Vabbè, Che poi è noi. sbagliato dire ciclo, perché ciclo, cioè, il ciclo mestruale è composto da 28 giorni, quindi a vita. Poi hai quei determinati giorni dove avvengono le mestruazioni, ma il ciclo mestruale comprende, insomma, un mese. Ogni mese hai sto ciclo mestruale. Continua. E Non è la basta. puntata sulle No, volevo mestruazioni? solo dire Ah no, questo. ah no, No. pensavo che. Ah, Così mi andava. no, no, le tue perle di cultura, Ogni insomma, tanto, quelle poche che ci sono, devo dirle, sì, no? che assolutamente. Poi non ti ho neanche sentito quello che dicevi, ero estasiato da questa tua prosopopea sul ciclo. Iso, Oh. ciclo non ciclo? Sigla! Quindi ti sei macchiato i pantaloni. Anche ieri. Che Mamma, mi schifo. sento giovane. Che Oh. schifo. Va bene, eccoci qua. E ragazzi, allora avete sentito la decima puntata? Non lo so. Sì, ragazzi, quelli che ci ascoltano. No, tu. Cioè, tu l'hai sentita la decima puntata? Sì, l'ho ascoltata ieri a lavoro. Ti è piaciuta? Non tutta l'ho ascoltata, perché poi mi interrompevano. Madonna mia. Ma non sai quello che è stato detto così? Beh, no, Cioè, l'ho detto ah già, io. effettivamente c'eri anche tu. Ah, giusto. Vabbè, ci hanno scritto un po' di persone. Tutti i miei fan, ovviamente. No. No. Anche, ringrazio Cristiano Dalianera di Cinerolla che ha dato ragione a me su Berlino. Vabbè, ma ragazzi, cioè, venite a farmi una gita Cioè, con me a ero già fatto la Berlino. battuta, ho detto Berlino è così brutta che è un viaggio turistico è a Monaco e mi ha fatto tanto ridere. E, no, però ho avuto anche molti haters nei miei confronti. Berlino, capisci un cazzo? C'hai Raga, ragione. c'ha ragione, il cazzo che te frega. Qui si esprimono opinioni. Secondo me Infatti. Berlino fa cagare. Fa cagare. Vabbè, ma c'è sempre, puoi ricrederti. No, non mi ricredo, è una merda, basta. Vi porterò io a Berlino e vi A ricrederete. Berlino con Isotta, cioè. Il nuovo film porno. Che volevo dire? Sì, ci hanno anche scritto, ma l'Italia non la cacate? A parte la Calabria e San Benedetto del Tronto. Sì, raga, cioè è venuta una puntata Beh. d'ora e mezza. Prossimamente faremo una puntata dedicata al nostro bel paese. Wow. Chissà quante chicche Isotta avrà da raccontare. Sì, dai, ce ne sono. Quante nerchie italiane avrà conosciuto in giro per il bel paese? Beh, l'Italia la conosci meglio del. Beh, sì. Quindi se ti dico lo sperone d'Italia, cosa intendo? Non lo so. Cos'è Napoli? Cos'è lo sperone d'Italia? L'Italia che forma ha? Stivale. Oh, lo sperone di uno stivale, che cos'è? Il tacco. Non lo Quindi so abbiamo cos'è. capito che non sa né un cazzo di geografia né un cazzo Non di so cos'è calzatura. Lo sperone. sperone degli stivali. Cos'è lo sperone? Quello che hanno i cowboy dietro, un po' La più in alto del rotellina. tallone. E allora è la Puglia. C'è la Puglia di lì. Eh sì, ma quale parte della Puglia? Il Non è il Salento perché è sopra. No, Salento è sopra. il Salento è giù. E sopra c'è Bari. E sopra Bari, basta, c'è Sopra Bologna. Bari c'è. Gibilterra. Cos'è
Cosa c'è sopra Bari? Beh, c'è qualcos'altro. Gesù Cristo. No, allora, c'è il Molise. C'è il Molise. Il Gargano l'abbiamo bruciato. Sì, ok. Quindi lo Sperone. C'è del... Bitonto. Il Gargano. No, raga, io ce la posso fare. Comunque, vabbè, chiudiamo il discorso geografia. Scusami, Gargano. Vabbè, se ti chiedo dov'è... Vedi, avanti. Inizia il Trivial Pursuit, forza, avanti. Di. Se mi chiedi dov'è? Non lo so nemmeno io. Il castello di Gropparello. No, vaffanculo. Mo' per curiosità, dov'è questo castello? Non mi ricordo, volevo vedere se lo ricordavi tu. Cioè, tu mi fai domande di mi cui non sai neanche. Mi sembra che sia in Lombardia. Però l'ho convinta sempre fosse stato in Toscana. Infatti cercavo sempre Gropparello, ma mi sa che è Orbetello che è in Toscana. O no? Non lo so. Andiamo sempre subito. No. Prossima puntata parleremo del castello di Gropparello. Ragazzi, se sapete dov'è il castello di Gropparello... Ma poi perché ti interessava il castello di Gropparello? Perché c'ero andata una volta col centro estivo... Hai giocato in Gropparello, no. A Gropparello. Ah, è chiazzozione. Va bene. Questa settimana sono stati gli Oscar... La notizia della settimana è stata... Quella di Will Smith. Di Will Smith, che ha dato la cinquina a Chris Rock. Tu come la vedi sotto? Ma... Cioè, lo sai che ci sono stati gli Oscar? Sì, lo so che ci sono stati gli Oscar, ma io dormivo, non li ho guardati. Ok, vabbè. Secondo me ha fatto bene. Oh! Secondo me ha fatto bene. Molti dicono, però poteva difendersi anche lei. Ok, poteva difendersi anche lei, però... L'uomo è così. L'uomo è così. Proprio hai fatto proprio la precisa fotografia di quello che mi sta più sul cazzo. Cioè, nel senso. No, ma anch'io magari se offendono una persona a me cara, magari rispondo a parole anziché dare una sberla. Allora, innanzitutto hai detto ho fatto bene. Ah, no, rispondo. No, però ho fatto bene. Si vede che lui ha agito così. Ci sta l'impulso. Uno può reagire così. No, allora la violenza è sempre condannabile. Poi, dai. Comunque, era una battuta. E Chris Rock è un comico. Ha fatto sì, una battuta capito, del cazzo. È un comico del cazzo. Ok, un comico del cazzo. È uno dei più famosi comici del mondo. Allora, ok. Non è che se sei famoso, ha fatto sei una battuta del cazzo. Se n'è accorta anche lui. Ha fatto sì, vabbè, una battuta scema. È così. Will Smith voleva fare il signore prendeva e se ne andava, prendeva la moglie e se ne andavano. Invece A è passato la parte del torto con quello schiaffo, ma comunque a me di Will Smith, della moglie con l'alopecia e di Chris Rock, bruttissima l'alopecia, non me ne frega un cazzo. Quello che mi invece mi rode, mi fa smuovere la sono le affermazioni come la tua. Ha fatto bene Will Smith. Io ho aperto Facebook quella mattina. Will Smith era diventato l'idolo. L'idolo di tutti. Oh, sto parlando di te, sto parlando di molta gente. Will Smith è uno di noi. Will Smith, tutto over Will Smith. Persone che poi la violenza è da condannare. Però, capito, quando si tratta di difendere l'onore, cioè. Questo dimostra che siamo ancora, cioè, quando dicono che viviamo in una società patriarcale, le femministe ci hanno ragione, perché è quello che ci si aspetta. Ma non è che mi aspetto dal mio uomo dall'uomo che mi difenda. E quello è successo. E tutti vabbè, hanno fatto allora bene. Ha sbagliato lei a non dire niente dopo. Ma se lei non ha detto niente, basta. Cioè, nel senso, io la reazione, io non sto parlando della reazione, ha fatto una cazzata passando per me dalla parte del torto. Va bene. Infatti forse gli hanno tolto l'Oscar, non è che hanno tolto l'Oscar, il cazzo. Poi se non fa sbagliare, sbagliate, vaffanculo. Vabbè, comunque la lopecia è una brutta cosa, secondo me scherzare su queste cose, ok, bisogna prenderla sul ridere la vita, bisogna prendere sul ridere tutto, però dai. Se una persona ci soffre per queste cose, allora la libertà. Allora, io soffro su quello che leggo, sulla metà delle cose che dici tu e su quello che leggo sui social. Infatti, cerco di non scrivere nient'altro sui social, cerco di aprirli il meno possibile. Se non fosse per pubblicizzare sto cazzo di podcast, incazzato adesso. No, non sono incazzato, però, raga. Willy Smith, uno di noi, grande Willy Smith. Willy Smith. Will, non Willy. Willy. Che Willy è il delfino. Willy è il cazzo. Willy è il delfino. Will Smith, nostro. Per me è Willy, ok, siamo amici, lo chiamo Willy. Va bene, allora Willy. Willy Smith, uno di noi. Uno di noi, il cazzo. Il comico è un mestiere, ok? Ok.
rock, può piacere o non piacere, come qualsiasi comico, come qualsiasi stand-up comedian, come quel cazzo che vi pare, però se ha il successo che ha è perché sa fare il suo lavoro, ok? Cioè, se tu, Isotta, che di comicità non sai un cazzo, ok? Devi di sentire su... Ah, no, questa... quello che ne parlavamo prima, ti ho citato Filippo Giardina, che sì, gli ha detto chi è, perché lui in uno spettacolo ha detto fa un umorismo abbastanza forte, tagliente, pungente, prende per il culo qualsiasi cosa, e ha detto poi devo sentire dopo lo spettacolo vengono qualcosa, però quella battuta sui disabili secondo no. Mamma Saccio, gli hanno mai cagato il cazzo? Ecco. Ok? Quindi Isotta, tu che non sei un cazzo, stai muto. Perché mi hai chiesto la mia opinione? Perché sapevi già che avrei risposto così. Così dopo avresti colto la palla al balzo per fare... Per insultarmi come sempre, insomma. Ok. Ok. Vuoi parlare di qualcos'altro della settimana che è successo, che ti sta a cuore? Ma questa, siamo ancora mercoledì. Ragazzi, cioè veramente mi strappa l'anima sta donna. Dall'ultima puntata, le varie cose che sono successe, c'è qualcosa di cui parlare? No, perché te non sei un cazzo. Sai che c'è. Cos'altro è successo? Niente. Allora? Niente. No, non succede mai. Cos'è cazzo. Successo? Niente. Che sono arrivati gli adesivi. Ah, pensavo gli alieni, comunque. Tornando... Che? No, mi faceva ridere il tuo salvaschermo. È il logo di servizio clienti. Raga, c'è il logo di servizio clienti. Mi vede tutti i giorni. Io sono aziendalista. Io no. Tu frega cazzo. Io sono più liberty. No, tu sei un cazzista che non vuole fare un cazzo. Comunque... Torniamo seri. Mi hanno fatto notare conoscenti che ho dimenticato due viaggi all'estero. Io adesso importanti. Devi dirli. Poi li hai dimenticati. Brevemente. Il viaggio, che è più che viaggio, gita a Vaduz, che si trova. Non ho idea. Vaduz è la capitale dei Paesi Bassi. Ok. Dov'è? Non lo Liechtenstein, so dove va. Liechtenstein, che è? In Europa. Nei Paesi Bassi. In Europa. È un piccolo staterello, ma proprio un tra tra Svizzera e Austria, ok? È successo che una sera, ti parlo di più di 20 anni fa, stavo a Bologna, esco in macchina, chiamo il mio amico, ci andiamo a fare una birra, se ti vai passo a prendere con la macchina, partiamo, finiamo in autostrada, vabbè dai, andiamo a Modena, andiamo a Padova, andiamo a strada, ma andiamo a trovare gli amici a Milano, chiamiamo gli amici a Milano, non ci rispondono, chiamiamo gli amici a Torino, non ci rispondono. Simpatici. Ma era pure tardi. Dove andiamo? No, vabbè, fermiamoci in autogrill. Ci veniva l'autogrill, cartina dell'Europa. Compro la cartina dell'Europa. Ma ancora non c'era navigatore? No. Erano i primi anni del 2001-2002. Sì. Apriamo la cartina dell'Europa e vedo, è Liechtenstein qua. Andiamo. Insomma, siamo arrivati alla frontiera svizzera. Ok. E c'era la dogana, no? Ci fermano gli agenti, documenti, prende la patente e fa motivo della visita. Ho fatto, siamo usciti per prenderci una birra. Riguarda la patente, fa da Foggia. Da Foggia, no, ho fatto da Bologna. Da Bologna. Vabbè, dai, insomma, cambia. Cioè. Vabbè, hanno visto che eravamo pazzi e ci hanno fatto passare. Autostrada, siamo arrivati a questo Vaduz, a questa piccola capitale di questo piccolo staterello. Erano le 4 di mattina. Ma andare a Lugano, no? Deciso Vaduz. Arriviamo a Vaduz alle 4 di mattina, troviamo
uno spiazzale, ci mettiamo a dormire in macchina. Verso le 7:30 di mattina, casino, rumori, e in pratica eravamo davanti allo spiazzale di una scuola elementare, okay, così, bambini, e ci hanno preso pure per pedofili sotto l'appostamento, così. Un po'. Poi da Vaduz siamo fatti un giro lì, e poi San Moritz durante la giornata, e siamo tornati a Bologna 24 ore dopo. Beh, dai. E questa è stata... Non è successo niente di eclatante, a parte la... Beh, uscire per una birra e trovarsi a Vaduz, diciamo... Diciamo che non è tutti i giorni. Invece, il viaggio, quello più... che come ho fatto a dimenticarmene... è stato quello in Egitto. Ero a Peschici nel 2004, che perché quando sono sceso dalla Costa Crociere, se ti ricordi, ho passato un anno e mezzo a Peschici prima di tornare a Bologna. Era l'estate, settembre 2004, con un mio amico decidiamo di farci una settimana sul Mar Rosso. Tanto eravate vicini. Dove? In Egitto. No, però rispetto a Bologna è più vicino alla Puglia, all'Egitto. Certo, invece che fare 5 ore e mezza di aereo ne fai 5. Vabbè. Vabbè. Io lascio correre, neanche tanto la gente si fa un'opinione sola, vabbè, diciamo. Allora... una settimana al Radisson, hotel 20 5 stelle, una cosa, vabbè. In Egitto arriviamo a questa mega struttura. Egitto dove? A Sharm, in realtà però la struttura era a 20 km da Sharm, proprio sul mare comunque. E aveva l'albergo, cioè l'albergo, insomma, questo palazzo aveva una piscina che circunnavigava tutto il palazzo, diciamo, che solo per farti a piedi la intorno vasca ci stavi mezz'ora proprio a camminare. Sì, era qualcosa di bellissimo. Quello che rimase storico di quella vacanza fu che conobbimo italiano, sì. Conobbimo. Conobbimo. Conoscemmo. Conoscemmo. Conobbimo. La mia influenza ti sta. Conocquimo. Conocquimo. Esatto. Delle ragazze partenopee, no? Là in piscina. Perché noi stavamo sul Mar Rosso. Okay. Siamo andati una settimana, due volte al mare. Il resto tutto il tempo in piscina, perché era così grosso. Vabbè, che dai. Comunque, in piscina conoscemmo questo gruppo di ragazze napoletane che fanno: noi vogliamo andare forse stasera, giorno, comunque, alla discoteca nel deserto. Io discoteca, cosa? Non è, però c'era la fregna, il filo sembra un filo, diciamo, e vabbè, ci organizziamo, chiamiamo il nostro tassista, perché là dal primo giorno conosci un tassista, i tassisti danno il biglietto di visita, quando devi tornare in albergo per qualsiasi cosa mi chiamate, ci penso, io vengo a prendere io, quindi eravamo diventati amici. Dai. Chiamo il nostro tassista per portarci a questa discoteca nel deserto, e là già durante il viaggio abbiamo quasi litigato queste napoletane, perché prendevano per il culo il nostro amico tassista. Ah, no? Non si fa. Quindi arriviamo là e ci siamo divisi. Sì. Allora, com'era sta discoteca nel deserto? Il bello di Sharm è che fa un caldo della Madonna. Però la sera si sta freddo. Anche durante il giorno c'è sempre una brezza secca, quindi non sudi. Che bello. Cioè, è una figata. Cioè, fa caldo, ma non è asciutto. Senti, ok, perché c'è questa brezza piacevolissima. Arriviamo in questo luogo all'aperto, così c'era questi mega cancelli davanti, tutti colorati, facciamo il biglietto, entriamo, ed era la discoteca, era all'aperto, questa mega pista, robe varie, con tavolini, con tre monti, monti esagerato, tre colline, diciamo, una al nord, una all'est e una a ovest di questa discoteca all'aperto, diciamo, che non passava un filo. Tu, nel momento in cui varcavi i cancelli, come se ti buttassero una secchiata d'acqua addosso. No. Non si respirava. Musica de merda, casino, bordello, gente. Vabbè, prendiamo da bere il mio amico. Così ormai ancora di più. Sfanculati napoletane. Che serata pacco, mamma mia, facciamo una cannetta. Beviamo. Che serata pacco. Quasi pronti a tornarci in albergo,
in un angolo della pista, diciamo all'aperto, così c'era una vasca e si inizia a riempire di schiuma dall'alto, no? E la gente iniziava ad andare in questa vasca a ballare tra la schiuma. Sì, la schiuma party praticamente. Oh, dai, andiamo. Ma che sei pazzo? Ma là poi ti infradi, dici, no, Vincenzo. Dai, andiamo, dai, non l'ho mai fatto, andiamo. No, e vedi come sei, e però, e stiamo in vacanza, è una cosa che ti non ti chiedo mai niente, tipo la coppia, sì. E così, tanto che lo convinco, andiamo. Allora, ci facciamo, andiamo, attraversiamo la pista, c'erano le scalette che salivi intorno alla vasca, c'era la passerella a bordo vasca, sì. E c'erano le scalette che scendevi nella vasca, sì. Là tra la schiuma. Un bordello esagerato, ragazze, ragazze in costume tutte strusciato, caviculi tra tutto un aggrifamento proprio così. Dopo che stavamo lì, siamo stati lì per un bel po' di tempo, sì. Fra dici nella schiuma, sì. Così fa il mio amico, che cazzo usciamo? Avevamo bevuto, fumato, rovinato tutto, sì. Facciamo le scale per risalire, arriviamo a metà della passerella pieni di schiuma, il mio amico e si ferma e inizia a fare con le mani, sì. A schiaffeggiarsi, sì, i vestiti, sì. Per togliersi, sì. La schiuma. Io mi giro in basso, l'altezza della passerella più la vasca al pavimento era circa, non lo so, un paio di metri, due metri e mezzo, forse pure tre. Comunque vedo giù e tutta la gente che ballava nella vasca con la schiuma, però proprio sotto di me c'era un piccolo spazio vuoto. E ho fatto una cazzo figata, adesso mi tuffo. Dove ti sei tuffato? Come il miglior Rosolì, come la Tania Cagnotto, il doppio carpiato, così mi metto e... convinto che ci fosse l'acqua. Perché io esco bagnato, non è che penso è schiuma, sì. No. Come se mi tuffassi in una piscina. Merda. Apro gli occhi, sentivo tutto il lato destro, un dolore all'orecchio, vedevo tutto bianco, non respiravo e nel frattempo pensavo alla figura di merda che avevo fatto. Ok. Mi ritiro su, si era formato un cavallo, cioè tutto intorno a me, cioè tipo quando vedi un morto, sì. Così sbuco dalla schiuma. Manindra, alte. Non mi sono fatto niente! Non mi sono fatto niente, ragazzi! Merda! Tipo il gobbo di Notre Dame, sì, mi sì. Sono arrancato sulle scale così. E il mio amico, ma che è successo? Si è caduto? No! Ma lui non ha visto la scena! No, lui ha capito solo che ero andato giù. Sì. Però ha pensato, Gesù è caduto. No, mi sono tuffato. E lì proprio, niente. Quando siamo usciti dalla discoteca tutti mi guardavano così, con quello sguardo. Quel sopravvissuto, immortale. E il coglione soprattutto. e poi sono stato per tutto il resto della vacanza, che era il terzo giorno, credo, con una caviglia gonfia così, ho fatto la vacanza da zoppo. E questa è stata... una figura di merda. Una figura di merda non indifferente, sì. Non me la scorderò mai. Beh, ci credo. Secondo me ancora ci parlano in quella discoteca. Ma ti ricordi quello strozzo? Cioè, proprio hanno lasciato tipo la sacra sindone. Sì. Cioè, proprio qui è passato Vincenzo. Però sei ancora vivo. Sì, ho avuto i trauma, i crani ci sono assommati con quelli che già avevo. Però dai, potevo tuffarmi di testa, diciamo, e non essere più qua. Però quindi va infatti. Bene. Quindi dai. Nel male è andata bene. Benissimo. E tu invece? Tanto che ridi figure di merda. Ma sì, ne ho fatte, però ne faccio così tante che non è che me le ricordo tutte. Vabbè, dicene qualcuna. Dai, su. Mica posso fare la figura dello stronzo solo io, forza. Allora, fammi pensare. Vabbè, una volta è successo che... Una volta quando? Quantifichiamo... Secondo me 3 anni fa, mm-hmm. Era venuto un tipo a trovarmi qua a Bologna. È venuto e... anche poi dopo che è venuto? No, è venuto... non ci ho fatto niente. Ah, non è venuto, cioè è venuto solo in senso motorio, diciamo. Sì, in senso motorio, si okay. È trasportato da moto sì, al luogo. Moto diciamo. Al luogo. Ok. Ci sentivamo da un po', allora
Pitt è venuto a trovarmi. E sai quando magari, come abbiamo parlato già in passato, parli con una persona sui social, ti sembra te lo, interessante, lo idealizzi, poi dopo, ma poi lo idealizzi, cioè mi trovavo bene. E poi quando vedi dal vivo le persone, ti scendono. Il problema è che a me quando una persona scende si vede, cioè sono scoglionata, non riesco a fingere. Vabbè, sempre cose che abbiamo già detto in passato. E allora era tipo, è venuto qualche giorno, tipo 2 o 3 giorni. Però l'ho accompagnato in questo studio di tatuaggi, perché ho dei miei amici che lavorano in uno studio. E sono andata a trovare questo mio amico che lavora lì, con lui. A una certa ero a parlare col mio amico dicendo, ah che palle sto qua, non ne posso più, poi ho conosciuto un altro in questi giorni, mi interessa, mi piacerebbe rivederlo, e il lui tipo era dietro di me. Vabbè, questo è un classico, diciamo. Io ho fatto finta di niente e lui? Cioè sono ancora nel dubbio che lui magari abbia sentito meno, secondo me ha sentito perché poi va al muso. E poi a una certa lui fa, vabbè, io vado, che devo beccare i miei amici. Ho detto, sì sì vai, e non l'hai più ci vediamo dopo. Poi non l'ho più visto. Vabbè, diciamo una figura di merda. Beh, però a me non farebbe piacere, magari, che ne so, sono quel tipo che mi piace. Questo dice all'amico, oh, questo mi ha rotto il cazzo, mi interessa un'altra, insomma. Non però pure tu, piacere. Cioè, sai che sta là. E vabbè, pensavo fosse nell'altra stanza. Ho capito, però che cazzo mi hai, cioè, vabbè, sei sotto, quindi nulla di... Ah, mi sono sentita molto una merda. Vabbè, lo sai. Però vabbè, è successo. L'importante è prendere coscienza della cosa. Sì, no. Hai capito finalmente che sei una merda. Sì. Quello che ti dicono le persone in realtà è vero. Ok. È vero. Va bene, dico un'altra. Ecco. Vai. Questa qui è, che hai detto, è, sì, una figura di merda, però a parte che non abbia, sì, l'ha capito perché sì, c'aveva il muso e robe varie. Ci sono anche figure di merda sventate. No, nel senso, ti avevo raccontato una volta di quando sono rimasto chiuso nel cinema porno. Ah sì, me l'avevi raccontato. Lì comunque, sì, era una figura di merda che poi magari comunque si veniva a sapere, sì. Avevo 16 anni. Però dai, non è che era sta gran figura di merda, mica è stata colpa vostra se siete rimasti chiusi dentro. Sì, cioè, no, nel senso, è stato un corso di colpe. Vabbè, brevemente per chi ci ascolta, per chi ancora non lo sa, avevo 16 anni, stavo a Milano con questo mio amico e la sera, prima di tornare in albergo, andiamo a cena, a mangiare fuori, che facciamo, ho detto andiamoci a vedere un film. Era il 94, mi ricordo, perché mentre camminavamo per strada facevo, ah fanno il corvo no, ah fanno 4 matrimoni e un funerale, mi ricordo ancora le locandine per strada, ah no, passiamo in un vicoletto e c'era un vicoletto abbastanza oscuro, e c'era cinema e la locandina, un abisso di piacere. Quello sì, subito. E il mio amico, qui non te... Beh, andiamo. Ma 16 anni si può entrare? No. Ah, ecco. Però alla cassa c'era una vecchia, entriamo in questo cinema, paghiamo, era immenso e fa... dove dobbiamo andare? Al cinema è al primo piano, il bagno è al secondo piano. Ha dato questa notizia, chissà per quale motivo. Che pulirà lei, cioè che puliva magari lei. Comunque, inizia il film, era l'ultimo spettacolo, quello delle... Scusami, 10, chi è che usa il bagno a vedere un film porno? Cioè, sta seduto, penso. Non lo so, magari uno deve... Diciamo, non è pensare sempre alla pignetta. Comunque, inizia il film, ed era un simposio sull'ortofrutta, diciamo. Signora, i limoni, signora! Tutte verdure infilate negli orifizi più disparati, così, mi ricordo melanzane proprio, con un utilizzo non proprio culinario, cioè culi c'erano, poco ario, diciamo. Comunque, finisce il film e il mio amico, andiamo in bagno, andiamo in bagno a pasturarci. Mentre ci si pasturava, si spengono le luci. Accendi la luce, no, non sono stato io, poi ci chiudono dentro, insomma ritorniamo nel cinema tutto buio, non si vedeva un cazzo, arriviamo all'ingresso vicino alla cassa della biglietteria, sì. E avevano sbarrato con le serrande, quelle orizzontali, sì. Quelle a soffietto, sì, sì, sì. Con le catene da fuori, aiuto, c'è qualcuno, nessuno, era un vicoletto laterale, era
passata mezzanotte. I cellulari non c'erano. E perché sarà stato un male di telefono, non c'è un telefono dentro. Io ho fatto, chiamiamo i carabinieri, cioè chiamiamo qualcuno, c'è il telefono, così chiamiamo i carabinieri. Sì. Sì, poi mio padre viene a sapere che così. Ho detto, ho capito, che cazzo dobbiamo fare? Ci mettiamo un altro film porno, ci diamo un film porno fino a domani quando riaprono il cinema. Potevate dire che eravate entrati a chiedere solo del bagno. In un film porno, in un cinema porno. Comunque, come non è, abbiamo sfondato, questo è un crimine, però ormai è caduto in prescrizione, quindi ormai alle questo podcast. Sfondato l'uscita di emergenza che era chiusa a metà con la serranda, forza di spallate, si è piegata la serranda e siamo sgattaiolati. La serranda era chiusa a metà davanti, però piegandola si era creato un'apertura di 20 centimetri così, dove infilarci e uscire fuori dal cinema. E quella poteva essere... ma vi hanno beccato? No. Allora cosa è? Poteva essere una gran bella figura di merda, mancata. Ma scusa, come ha fatto a essere una denuncia se non vi hanno beccato? No, ho detto, lo posso dire adesso, tanto sono passati è caduto in prescrizione, non ci si può denunciare. Bravi. Grazie. Non è da tutti rimanere chiuso in cinema porno. No, infatti... Che ho fatto a breve. Siamo stati un'ora e mezza là, perché cazzo dovevamo uscire. Che troia. Vabbè, tu dai, un'altra figura di merda tu? Io figure di merda... No, però c'è una di una mia amica che... che è pesa. E la puoi dire? Ma tanto la mia amica non penso che ascolti il podcast. Beh, sei tua amica. Avevo tanti amici. Ah. Le dirò di ascoltarlo, così si sentirà presa in causa. Ah, ok. Questa mi è rimasta proprio nel cuore. Ogni volta che la vedo, penso a quello. Ok. Sembra quasi... È successo a mio cugino. Ok, racconta di questa tua amica. E praticamente questa mia amica... Come si chiama questa tua amica? No, non si può dire. Non si ovviamente può dire, perché sennò... Cioè, certo. Insomma... Quanti anni ha questa tua amica? Faccio la mia età. No. Cioè, mia coetanea. Ma guarda... Un mese più, un mese meno. Ma forse anche me se stesso, così, senza... Vabbè. E praticamente questa mia amica... Che è di? Di Bologna. È di Bologna, okay. Sì. Che è di Bologna... Niente, aveva il tipo ai tempi. Ai tempi quando? Vabbè, saranno passati 5-6 anni, 7, 8 massimo, to. Vabbè aveva questo moroso, che però sei sua amica. Adesso non è che mi ricordo le storie degli altri, già non mi ricordo le mie. Cioè, insomma. Assolutamente. Però non lo prego. Capirai se devo fare il resoconto pure degli altri. No, questa mia amica aveva il moroso, solo che le cose non stavano andando proprio bene. E nel mentre aveva conosciuto questo tipo, un personaggio, insomma, vabbè. Un personaggio un po' tamarro, insomma, vabbè. Sembra, però aveva il suo fascino, dai. Sembra la storia che racconti tu. È perché la racconta a mio modo. Ah, ok. Quindi. Prego. E niente, quindi ha cominciato praticamente a vedersi ogni tanto con questo, ma non... Mentre ci aveva problemi col suo tipo. Okay. Però non è mai successo, cioè non c'è mai andata a letto, cose. Lo vedeva così ogni tanto. E praticamente un po' di lingua dura, diciamo. Sì, giusto quello. E anche mi viene da ridere. Praticamente ai suoi non piaceva questo tizio qua. Ok. Perché non piaceva? Era perché era un tipo un po'... Pancabestia. Ma no, non era pancabestia. Come quelli che piacciono a te, diciamo. No. Si vestiva bene, però... Cioè, non piaceva. E poi, cioè, i genitori suoi erano comunque... Volevano del bene... Del tipo? I genitori della mia amica. Ok. Volevano bene al ragazzo con cui stava, quindi... Ok. Insomma, gli avevano detto... O tagli con uno, o tagli con l'altro. Se tagli con il tamarro è meglio. Ok. Quindi una sera sta mia amica, si becca col tipo perché doveva... Col tipo tamarro. Ok. Si becca col tipo tamarro per dirgli basta, senti, finita qua, è stato bello, ciao. Ma non ciao, è... Non basta. Si può continuare. Okay. Niente, lui è andato sotto casa sua. Sotto casa di chi? Di lei. Dopo che... Cioè, lui è andato sotto casa di lei. Ma gliel'ha detto al telefono lei? Si dovevano vedere, si sono visti, si erano messi d'accordo, fa oh vediamoci perché ti devo parlare. Ok. Quindi lei è scesa giù, ma ha lasciato il telefono in casa, dicendo insomma ma guarda, scendo 10 minuti, parlo col tipo.
ciao ciao, chi si è visto, torno su. Mm-hmm. Ovviamente sua mamma è sempre stata un po' una stalker, cosa così, sapeva che macchina aveva, alle varie. Entra mia amica, si è appartata col tipo vicino casa, ma cioè nel parcheggio vicino casa. Ovviamente lei non ha guardato che ore erano, quanto tempo era stata giù, eccetera. Non ha neanche pensato che magari sua mamma poteva preoccuparsi. Ok. Svampita come te è stata amica? Amica mia, per forza, ti pare che ho amiche messe bene? Non ha neanche pensato, appunto, sua mamma è preoccupata e tutto. Perché il telefono era comunque... Il telefono era in camera. Quindi una certa... Madonna che ansia! Si è sentita... Sì. Toc toc, ho detto chi cazzo è? Tutti e due hanno tirato tipo su la faccia e c'era la madre della mia amica. La madre della mia amica ha detto, faccio un discorso diretto, sì. Puoi far scendere mia figlia dall'auto? Grazie. Quindi mi ha raccontato la mia amica che c'è seduta un attimo a ricomporre, c'era il cazzo in bocca. Fammi un soffoco. E la madre l'ha vista. E la madre ha visto quella scena lì. Ah, che gli stava. Cioè, la madre sì, ha visto. La madre ha visto una testa lì. Quindi. Il soffocone in diretta. E con la plomba bussata ha detto: puoi far scendere mia figlia? Ogni volta che mia amica me lo racconta, mi viene l'ansia per lei. Sì. E poi praticamente è finita. Sempre mia amica, ogni volta che me lo racconta, mi viene male. Che per tutto il vialetto verso casa sua madre le urlava: sei una troia! Sei una troia! Cioè, e gli faceva scusa, ma cioè, ma quanta gente le fa ste cose? Non è che stavo scopando altro. Però la parte più bella è stata che mi ha sempre raccontato quando è arrivata in casa. Quando è arrivata in casa, che ormai era tipo mezzanotte, il padre della mia amica si sveglia e fa: cos'è successo? E sua madre fa: ho trovato tua figlia col cazzo in bocca di uno. E suo padre fa: ah vabbè, ed è tornato a letto. Cioè il vero eroe di questa storia è il padre. Spero non capiti mai a me una cosa del genere, perché altro che buttarsi in mezzo alla schiuma. Che spettacolo, che spettacolo. Eh vabbè, è questa tua amica, birichina. Sono cose che capitano. Però posso raccontarti una mia figura di merda. Ok, va bene. C'entra mia madre, che non è la non stessa madre di prima. No, penso di no, spero di no. Ok. Ti parlo, andavo secondo me in prima superiore, sempre per colpa dei social. Avevo conosciuto su sta chat questo ragazzo di Padova, che era un metallaro, stracarino e tutto. Abbiamo cominciato a sentirci, no? E poi mi ha deciso di vederci a Bologna, io abitavo ancora a Parma. E ovviamente dico a mia mamma: guarda, voglio conoscere questo ragazzo, voglio andare a Bologna. E mia mamma fa: ti accompagno col treno, quando vedo che effettivamente è lui e non è chissà chi, poi io me ne torno a casa, poi tu torni la sera col treno. Perché tua madre basta vedere una persona e capisce, cioè... No vabbè, però avevo 14 anni, però almeno sapeva che non era un altro rispetto alle foto che mi aveva mandato questo qua. Ok. Quindi io mi vedo con questo tipo, stracarino, ci piacciamo. Quanti anni qua? Avevo 14 anni, ci piacciamo e tutto, bacini, bacetti, ciao ciao. Successivamente, dopo tipo qualche settimana, chiedo a mia mamma se potevo ospitarlo a casa qualche giorno, che così veniva a fare un giro a Parma, lo portavo in giro, va bene. E... è rimasto a casa mia qualche giorno, ma ha dormito nella stanza di mio fratello, mentre mio fratello dormiva con me. Giusto, sai, 14 anni, insomma, cioè ti pare. Adesso fanno di tutto, ma ai tempi, insomma, con mia mamma è sempre stata abbastanza... in macchina. Ma sì, insomma, adesso queste cose qua le fanno tutti. Ma non nella tua famiglia. No. Comunque... E c'è stato un pomeriggio che eravamo da soli, ci mettiamo nel letto di mio fratello Filippo, spero che non ascolterai mai questa puntata. Cominciamo a fare cose, volevamo provare a farlo, ma poi non ce l'abbiamo proprio fatta. Cioè io non ero pronta, sai, quelle cose, non sono pronta, vabbè. E lui stracarino, il giorno che poi va via mi scrive una lettera e mi arriva dopo una settimana nella casetta, cioè nella casetta, nella casa, nella posta. Sì. E la sera arrivo a casa, mi trovo la lettera aperta sulla mia scrivania e dico: scusa, ma cioè chi l'ha letta? Un po' di problemi forse. E c'era scritto tutto alto: sono stato radio con te, soprattutto quando eravamo a letto. Non è preso in mano, non sono riuscito a infilarlo. E io vabbè, ok.
Eravamo a cena con i miei, mia mamma non mi guarda negli occhi. Io, ma cos'è successo? Secondo te cos'è successo? Cioè lei praticamente aveva letto la lettera. Beh, ci stava aperta. Grazie al cazzo però. Cioè non si leggono le robe degli altri. E niente, mi ha tenuto il muso per un sacco di giorni perché avevo fatto queste cose. Vabbè, e io così. Una pasticcia. Penso che l'avesse trovata col cazzo in bocca. Le sarebbe venuto un infarto. Come, per curiosità, così. Tua madre come sta? Mia madre sta bene. Quindi. Sta bene, ogni tanto mi scrive ancora cose. Devo leggere, no? Ti prego, sì, dai. Come si chiama la mamma? Si chiama Rossana. Scusaci, Rossana. Allora, aspetta. Mi ha scritto. No, spieghiamo perché mi ha scritto ste cose. Perché mi sto vedendo con una persona. Mi dispiace fan, ma mi sto vedendo con una persona. Cioè, sono legata sentimentalmente a una persona da qualche mese. Ah, e adesso, cioè, adesso hai distrutto, hai infranto un sacco, lo so, di cuori. Però sento, volevo, dei cuori sgretolarsi già. Non volevo, ma cioè, volevo spiegare il perché di questa cosa. Vabbè, se vizia, ma nulla di serio. Voi comunque. Mi dice, è sempre mi, il vostro mi, sogno. Mi ha scritto. Di sì? Mi raccomando di usare la testa nelle cose che fai. So che sei grande vaccinata, ma devo ricordartelo. Mamma Prension Style. Cioè, proprio ha scritto mamma Prension Style. Sì. Mazza, bimba minchia, tua madre. Madonna mia. Cioè, ogni tanto spunta dicendomi... Occhio a non fare cazzate. Occhio... Vai a farti una messa ginecolo a caso. Cioè... Sì, vabbè, ma scrivile. Madre, mica so come la mia amica... Insomma, non svegliamo la mia amica... Che fa soffocare cioè, casa in macchina. Cioè, insomma, un po' così. Però voglio bene a mia mamma, dai, insomma. Tutti vogliamo bene a tua infatti, mamma. Infatti, a mia l'ho mamma. Sì. La inviteremo a una puntata del podcast. Non vediamo l'ora. Va bene, così ci racconterà della lettera. Rossana. Rossana, sei ufficialmente invitata. A una puntata. A una puntata. Vabbè. Invece mi ricordo il capodanno del 2000. Che andammo con i miei amici da giù dalla Puglia, giù da Peschici, io e una coppia di miei amici, a Imola, perché c'era Capodanno, 31 dicembre 1999, il Capodanno, a Imola, al palazzetto sport di Imola, c'era il Transylvania Horror Party Capodanno. Il Transylvania era quei locali che di De Argento che... Come quello che c'è in via Zamboni. C'era sì. Esatto, che era in tutta Italia, anche sì. No, così. E organizzò questa festa qui a sfondo horror. C'era anche Dario Argento quella sera lì. Ah sì? Stavo già ubriaco, mi ricordo che lo vidi da lontano, stava in mezzo a due fighe. La sua figlia. Dai. Ho detto due fighe. Beh, perché è brutta sia sì. Argento? Vabbè. Dario, vedi come sono brutto, mettimi a fare il mostro in qualche film. Così quando mi avete schifato, ma sì, va bene. Ciao, questa è la figura di merda. No, bevuto. A un certo punto era già passata mezzanotte, così bleccato. Mi ricordo che stavo, mi butto sulle gradinate del palazzetto, così in mezzo al bordello, così. A un certo punto mi ritrovo sulla panchina del parco fuori, con gente che mi schiaffeggia. Vagamente sento uno dei buttafuori, bodyguard, dei buttafuori là che fa dovete portarlo all'ospedale. Oddio. Blackout. Momenti di lucidità effimera. Io nella mia macchina, con il mio amico che guidava, io davanti, con la ragazza del mio amico dietro che diceva: "No, corri che questo lo perdiamo, E io inizio a piangere, non voglio morire. E cercavo di aprire la portiera, perché dovevo vomitare. C'era il mio amico che mi teneva, con una mano guidava, con una mano mi teneva. Arriviamo davanti all'ospedale di Imola e non mi ricordo più un cazzo. Mi ricordo, mi hanno raccontato che mi mettono sulla sedia a rotelle appena arriviamo, mi giro verso la dottoressa, andiamo a fare la cacca. Ecco, subito a farsi riconoscere. Ah no, mi hanno raccontato pure tra le gradinate, mentre mi portavano fuori sulla panchina, che proprio là non mi ricordo un cazzo, sono finito su un tavolo del buffet degli stuzzichi, cioè quelle scene così, che ho fatto volare tutto da film americano dove si fiondano. Sì, proprio. Niente. Poi mi sono svegliato la mattina in tutto bianco, pensavo di essere morto, invece mi sono trovato con una flebo.
merendato in coma etilico? Sul referto ci scrisse retilismo acuto. Mi ricordo che poi la mattina, poi che mi hanno dimesso, ho fatto: ma arriva qualcosa a casa? Perché ma quanti anni avevi? Era il 2000, quindi 23 anni. Hanno fatto: no, posto, si devo qualcosa? No, si torna a casa. Io fresco come una rosa dopo i tuoi amici distrutti. Vabbè, dopo un paio d'anni, un anno, due anni, sì. Io ero già a Bologna, mi chiama mio padre, fa: Vince, è arrivato una cosa da pagare da Imola. Ho appena detto Imola, ho detto: ah, 50, ha fatto 50 euro, ho fatto: ah sì, ti ricordi che ti ho detto che sono andato a fare la visita all'ospedale di Imola? Ah sì, paga. No, vabbè. Quindi ti hanno anche mentito. Sì, ma tipo dopo due anni è arrivata la fattura. Mandi i soldi da prendere da qualcuno, buona, ciao. E poi niente, figura di merda, no. Posso, la mini figura di merda, tipo quando mi sono ubriacato, la prima grande ubriacatura alla festa di compleanno di mio amico, che torna a casa, ho mangiato pasta, bevuto vinaccio per tutta la sera, così. Hai vomitato la pasta. Arrivo nella mia cameretta, io dormivo in camera, avevo a 90 gradi, c'erano i due letti, il mio e quello di mio fratello, sì. No, tra le due pareti. Quindi le teste erano vicine. Sì. Io nel mio letto così pensavo di morire, visto quando sì. Stai ubriaco, veramente lercio, sì, che stai sì, male, sì. male. A un certo punto, nel buio più totale, vomito, faccio. E trovo la pace. Buio, trovo la pace e mi addormento subito. Sì. Mi risveglio. Dormivano ancora tutti quando mi risveglio. Sì. Mi alzo dal letto, mi sentivo strano così. Accendo la luce del letto in bagno, accendo la luce del bagno, mi guardo allo specchio. E mi è venuto un infarto, sembravo Freddy Krueger. Oddio. Era successo, ho vomitato tutto il vino e tutta la pasta. Io dormivo faccia in su. Ah, tutto addosso. E spruzzato in alto il vomito, mi è ricaduto tutto addosso, ma tutto, dai capelli fino al busto, tutto pieno di vomito. Cioè, ma è bello che si era tutto incrostato, la pasta. Queste penne al ragù col vino. Sembrava Freddy Krueger. Cioè, che mi è andata via come la maschera. Hai visto Mission Impossible quando si tolgono le maschere? Sì. Così ho fatto il vomito che si era tutto seccato. Torno in camera. Muri sporchi di vomito. Vomito addosso a mio fratello. No. Madonna. Il fratello stava ancora dormendo? Sì. Quando si è svegliata mia madre. Non mi ricordo tanto. Anche lì altra commozione cerebrale, secondo me. Vabbè, ma poverino, sono cose che possono succedere. No, uno schifo del come genere. No, dai, può capitare. Ma io a distanza di anni ho trovato pezzi di vomito sulle mensole che erano tipo un metro e mezzo alte. Madonna, che... Cioè, io ho fatto un geyser proprio. Cioè, una cosa lucida, uno schifo. Quindi ho fatto una figura di merda con i miei, però là... Però dai, quei genitori, i genitori scusano sempre quello che fai. Sì, dopo che ti fanno viola di mazzate, scusa mamma, sono stato veramente una testa di cazzo. Meno male adesso sono cresciuto, sono diventato una persona seria con la testa sulle spalle. E non vede quando vomiti. E soprattutto... Non mi hai mai trovato a fare soffoconi sotto casa in una macchina. Meno male nemmeno la mia, se no... Ciao. Cosa ridi? Ciao, raccontato sta mia amica quando lo sentirà. Ma è una tua amica, quando lo sentirà. Ma poi anche se fosse successo a me. Eh sì? Cioè, ci avrei riso su alla fine a ripensarci, no? No, no. Quindi, amen. Se succederà, lo dirò. Spero non succederà mai. Non ci ricamiamo troppo soltanto. Chi vuole capire capisca, chi vuole sparare sparisca. Questa puntatina oggi è proprio light, giusto per non dimenticarvi che esistiamo. Tra porno e pompini automobilistici, vomito e jeans sporchi di mestro in diretta. Ma non lo vedi se non te lo dicevo? No, non allargare, ma chiudi, che cazzo, ma che schifo è? Ma non si vede niente. Ok, ma non voglio neanche vedere niente. Va bene, allora vai con i contatti sotto. Ah sì, ci potete seguire su Spotify. Potete il canale Telegram. Lasciate perdere il canale Telegram, tanto non viene aggiornato. Siamo io, lei e quegli altri poveri stronzi, lo dico con simpatia, di Cristiano e Giovanni, così, su questo canale Telegram ormai abbandonato. Vabbè, ma anche il canale WhatsApp è un po'... E la WhatsApp, sì, arriva qualche messaggio scritto, i vocali. Cioè, l'ultimo messaggio è: io che ti mando il PUD.
quindi perché me l'hai mandato tu, io ce l'ho e mi arrivano a me i messaggi WhatsApp, genio. E io che ti mando il QR? No, perché mi scrivono le persone e mi arrivano a me, non è che ti arrivano a te i messaggi WhatsApp. Invece ho detto ti ho mandato. Tu? Ti ho mandato il QR, l'ultimo. Ah, io vedo. Ok, sì, scusa. Comunque, qui dicevamo, c'è il numero WhatsApp, che raga, io capisco, cioè, nel senso, non vi mangiamo mica, cioè, un vocale, anche, cioè, oh, raga, vabbè. Ma la gente si vergogna a mandare i vocali. L'amica di sotto fa bocchini sotto casa con la macchina, così, manda un vocale. Le dirò di mandare un vocale. Limitazioni come ti vengono. Vabbè, riguardo questo cazzo di numero di WhatsApp. Allora, 348-433-3716. Questa puntata è andata così. Se voi avete avuto figure di merda, raccontatecele. Perché rimane tra di noi. È carino condividere, insomma, queste cose con gli altri, no? Certo. Non fateci sentire soli. Con i nostri soffoconi automobilistici, diciamo. Ancora. Ormai è un'immagine indelebile. Basta, prova anche tu a fare soffocone in macchina. Poi mi organizzo. Va bene. E va bene, ragazzi. Isotta, io ti ringrazio. Ringrazio della tua compagnia. Prego. Ci sentiamo. Che c'ho poi? C'è il microfono tra di me e c'è Isotta. C'è il microfono che ha delle dimensioni poi falliche, anche proprio delle forme fallo, enorme, però. Un fallone. Un fallone. Diciamo. E quindi se tu fai tutte queste cose con la bocca. Sì, vabbè. Ciao ragazzi, io vado, ciao. Saluta tu Isotta. Buona serata ragazzi, addio. Alla prossima. Ciao. Proprio necessaria sta cosa di soffermarsi sui fluidi corporei e viscere? È necessaria sì, perché devi buttare fuori tutto. È la via della purificazione dal dolore.